Credo che siamo partiti non benissimo, poi abbiamo trovato il gol su una bella giocata e questo ci ha permesso di condurre per buona parte del primo tempo in vantaggio. Però poi dovevamo magari cercare di affondare di più, di gestire meno, di essere un po' più cattivi nel voler andare a cercare il gol del 2-0, invece proprio per un atteggiamento un po' sì, andando in avanti, ma non convinti, abbiamo preso il gol dell'1 pari su una palla. Beh, è così così, e quindi autorete, questo siamo rientrati in campo il secondo tempo un po' più impauriti, ma questo è normale perché vista la classifica ci può essere. Però credo che poi alla fine niente, va così. Abbiamo perso di nuovo, è la quarta partita di seguito che perdiamo e quindi dobbiamo soltanto alzare la testa e pensare alla gara di domenica. Oh, qui fa caldo. Fatto dei cambiamenti nella difesa per passare al 4-3-1-2, ci sono stati dei miglioramenti temporanei, ti aspettavi qualcosa di più? Mi aspettavo sì, mi aspettavo che stessimo più alti, però è la prima volta che andiamo a 4, purtroppo per esigenze. Durante il primo tempo sull'1-0 si è fatto male Salvi, è rimasto in campo nonostante un dolore alla costola, però poi il secondo tempo non ce l'ha fatta, quindi non avendo più difensori ci siamo messi a 4 e abbiamo cercato di gestire così la gara, però è poi è andata così. Che possiamo fare? Pensiamo alla prossima. Mi sento chiedo se con la giocata cioè, l'attacco alla profondità di Arras su Iacoboni era una cosa che avevate studiato sapendo probabilmente che Iacoboni non aveva il ritmo partita. Se poi nel corso della gara sarebbe potuta essere una cosa da sviluppare più spesso. Sì, volevamo giocarla in quel modo, con Nocciolini che veniva incontro e Arras che attaccava le spalle, poi quando le cose vanno bene può andare bene, però dispiace poi non averla. Avevamo le 2 punte, purtroppo il secondo tempo avevano finito la benzina anche loro. E niente, dai, dobbiamo solo alzare la testa, per quello che ci riguarda dobbiamo essere fieri di giocare e di stare ancora in. Siamo ancora vivi e questa è la cosa più importante e domenica sarà un play-out anticipato con Limolese e quindi dobbiamo assolutamente battere Limolese e pensare avanti. Mister, le tue sensazioni nel tornare al Bonolis, c'eri già tornato con la Viterbese, però stavolta che C'era tornata una partita che era una scampagnata, oggi quindi. invece contava di più. Oggi contava molto, c'era un clima abbastanza anche in campo, insomma c'era un clima abbastanza così battagliero, è stata una bella partita, credo, ben giocata forse da tutte e due le squadre, però ecco, il Teramo forse ha avuto un po' più di possesso palla, ma dire, queste sono le loro armi, noi abbiamo altre armi. Però ecco, non riusciamo a mantenere il risultato tra Cesena oggi, andando in vantaggio, dobbiamo tenere di più, però va bene, dai. Le sensazioni sono sempre gradevoli giocare qui, però oggi contava per noi fare risultati, non ci siamo riusciti e va bene, ci lecchiamo le ferite e pensiamo alla prossima. Situazione che si complica per voi in classifica ora. La situazione per noi è complicata, già era complicata prima, dopo oggi è ancora più complicata, però dipende da noi. Ti posso chiedere quanto credi è una valida risposta 100% alla salvezza di questa squadra? Ma ci credo fermamente perché è una squadra che non gioca male, stiamo giocando bene, creiamo tanto, abbiamo messo in difficoltà tutte le squadre, non abbiamo subito con nessuno e come avete visto anche nel finale abbiamo avuto due o tre occasioni per poter pareggiare. Prima del gol del Teramo del 2-1 c'era stata una traversa nostra anche se fortunosa, però ecco, credo che noi siamo vivi, a meno che non voi dite, noi in questo momento siamo vivi. Però ecco, i risultati, credo che non ci dobbiamo deprimere nessuno, però i risultati non sono dalla nostra parte e questo è un dato oggettivo.